Con il decreto Salva Italia le pubbliche amministrazioni si devono predisporre ai pagamenti in forma elettronica. Siete pronti? Il mondo degli enti locali è un mondo complesso, quindi ci sono piccoli e medi comuni che sicuramente avranno qualche difficoltà in più a indirizzarsi verso questo obbligo della digitalizzazione dei pagamenti e della dematerializzazione di quelli che sono i rapporti con l'istituto di credito di riferimento. Ciononostante esiste una precisa consapevolezza che ormai risale nel tempo al 2005, quando per l'appunto. Vennero introdotti i primi elementi normativi finalizzati a fare in modo che si eh, potesse superare anche nel mondo degli enti locali il principio del denaro cartaceo e del contante. Certo è che è una mh, riforma molto impegnativa che indubbiamente si scontra con quello che purtroppo è una condizione del personale degli enti locali che, ahimè per effetto dei sempre maggiori blocchi delle assunzioni, deve scontare anche una certa, un certo invecchiamento, quindi una minore reattività a quelli che sono gli stimoli e sono scelte. Di queste nuove norme, comunque, noi cercheremo di confidare anche in quella che è la capacità ormai nota degli enti locali e dei comuni, in particolare di riuscire comunque anche in tempi di magra a dare delle risposte il più possibile adeguate. Anche perché io lo ricordo sempre, lo ricordiamo sempre a livello di comuni italiani: noi siamo quelli che comunque la faccia ce la mettono sempre e che uscendo dal portone del comune sanno di dover incontrare immediatamente colui il quale è destinatario diretto delle proprie azioni e delle proprie scelte.